la nostra vita. Giovedì, dolce giovedì. Buongiorno amici, buongiorno a tutti, buongiorno vai, Luca. Vai, te, presenta, io ti faccio sottofondo. Benvenuti in questo giovedì splendido. Giovedì. Cosa canti? Perché ha scritto una canzone Luca giovedì. Giovedì? No, non ho scritto una canzone giovedì. Adesso io stavo così, ero nel momento di entusiasmo. Ah, perché non si può dire prima, hai ragione, ho sbagliato io, non si può dire prima. Cos'è che non si può dire prima? Che buongiorno amici, comunque, scusate, ma io e lei facciamo conto di essere nel divano a litigare, capito? Cos'è che non ho detto? Non si può dire quando componi le cose, non si può dire. Ma mi ero dimenticata. Si può dire invece questa cosa poetica, questa che mi viene, che mi roba. Poi è grazie a lei. No, comunque, come si dice, la vena, hai la vena, a volte chiusa. Con la novella mi si apre, mi si chiude, a volte ho una grande poesia, avete capito? Allora amici, anche oggi siamo qua per portarvi un po' di musica, naturalmente sempre legata al nostro format concluso pochi giorni fa, perché si può dire così, con la nostra puntata Musica la nostra vita. Oggi parliamo di Elena Camarrone, anche lei è stata con noi in questa bella puntata dedicata alla musica, ci ha fatto ascoltare i suoi grandi successi, abbiamo cantato insieme con Novella, Elena e Dio delle belle canzoni italiane, abbiamo estrapolato questo momento e ve lo vogliamo dedicare. Naturalmente mandiamo un grande abbraccio alle Edizioni Galletti, ad Anna e Alessandra, che sono le produttrici storiche dell'orchestra Castellina Pasi. Allora, Elena Camarrone, a tra poco. Basta un raggio di sole, un cielo blu come il mare, perché mi porto un dolore che sale, che sale, si ferma sulle ginocchia che tremano, e so perché. E non arresta la corsa, non si vuole fermare, perché è un dolore che sale fa male. Ora è lo stomaco fegato, vomito, fingo, ma c'è. Questa parte va in giro in cerca dei suoi perché, vincitori ne vinti, scesi sconfitti a metà, la vita può allontanarci, l'amore continuerà. In giro in cerca dei suoi perché, e vincitori ne vinti si esce sconfitti a metà, la vita può allontanarci, l'amore poi continuerà. Capire l'uomo che sei, come saprei scoprire poi le fantasie che vuoi. Io ci arriverei nel profondo. Nel silenzio tuo
Stanotte, amore, non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira lo spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Erano le belle canzoni di Elena Cammarrone, dove io e Novella ci siamo divertiti, certo, a cantare con lei questi grandi successi italiani. Allora, noi naturalmente vi diamo l'appuntamento domani per chiudere questa seconda settimana dedicata al Remember della nostra trasmissione Musica la nostra vita. Domani, ragazzi, parleremo di Michele Maisano, una puntata straordinaria, un grandissimo artista veramente, che ringraziamo ancora pubblicamente per aver scelto di partecipare al nostro talk show. Allora, Novella, buona giornata. Buona giornata, una buona giornata a Videoproduzioni Maltoni, a Teleromagna, a Orogel. Ci vediamo domani per chiudere anche questa seconda settimana di giugno con Musica la nostra vita. Assoluto. Novalis, la passione, il vero motore del nostro lavoro. Questa mia malinconia è dovuta al fatto che noi da tempo non parliamo più, ci nascondiamo dietro la realtà. Il motivo è che fra noi, tu lo sai meglio di me,
già portata via. Io che sento nostalgia, ripenserò a te, a me, quando c'era l'allegria, quando eri ancora mia e non c'era falsità. Se poi penso che fra noi c'era più complicità, e vorrei tornare indietro, ma mi rendo conto che tu non lo vuoi. L'inverno se ne va e l'estate arriverà, con gli amici in compagnia si parlerà di te, di me. Io dirò la mia bugia, che tu sei andata via, ma non è la verità. Ma l'inverno se ne va e ti ha già portata via. Io che sento nostalgia, ripenserò a te, a me, quando c'era l'allegria, quando